I succhi di frutta fanno schifo. Ciao amici del MyLab, continuiamo questo filone dei cibi elaborati per convincervi, come dicono i nostri nutrizionisti molto seriamente, che dobbiamo mangiare cibo nella sua forma naturale e non cibi ultraprocessati ed elaborati. Pena la morte, perlomeno una diminuzione drastica della salute, ok? L'altro giorno parlavo con una mamma che dice che è importante mangiare la frutta, parlavamo dei bambini, sai, portavo a scuola il mio bambino, e quindi cosa succede? Che questa mamma mi dice tutte ste robe e poi tira fuori dallo zainetto del piccolo un bel brick di succo di frutta che ovviamente contiene, non so, il 20% di polpa di pera, tutto il resto è acqua, conservanti, zucchero aggiunto, tutte quelle porcherie là. Io la guardo e gli dico, ah, ma questa è l'eccezione che conferma la regola, vero? Tu gli dai frutta. Ma lei intendeva che quella fosse frutta. Oh signore, ho detto, dovresti parlare con i nostri dottori, ti crocifiggerebbero all'istante. No, povera donna. Capite quante malcomprensioni possono esserci? Cioè, qual è la differenza tra un succo di frutta e la frutta? Beh, intanto la frutta contiene un sacco di fibra, contiene un sacco di elementi come le vitamine e i minerali, soprattutto nella buccia, che quando tu li mangi ti danno un apporto decente di questi micronutrienti, decente di vitamina C. Quando tu lo premi, gli togli la fibra serve tantissimo, la fibra è il cibo che prenderà il tuo microbioma, i tuoi batteri intestinali buoni vivono di fibra e gliela vai a togliere, caspita, togli la parte migliore del tuo cibo che invece i tuoi amici commensali dovrebbero avere. Accidenti, gli abbiamo tolto il bello. Siccome dopo è meno saporito, gli aggiungono zucchero, come se non bastasse, capito? Di zucchero ne abbiamo già tantissimo, ne andiamo ad aggiungere. La frutta poi ha già tanto zucchero, ma ne devi aggiungere ancora perché il sapore se ne va. Perché quando lo conservi per settimane in quel brick maledetto, il sapore peggiora, ok? Quindi ci troviamo con il peggio della frutta, cioè tanto zucchero, peggiorato da aggiunte di zucchero molto spesso, e poi togliamo il bello della frutta, che sono le fibre, che sono le vitamine, tutte queste cose qua, i minerali. Insomma, adottiamola sta regola qua. Il cibo elaborato è peggiore del cibo nella sua forma naturale. Tanto più che quando mangi una mela, lo sai che ti mangi anche il suo microbioma? Anche lei ha una serie di batteri sulla sua scorza, sulla sua superficie, che fanno bene anche ai tuoi. Si devono un po' abituare, ma gli fanno bene. È anche per questo che tutte le persone che seguono i programmi del MyLab, nei quali viene data loro l'alimentazione su misura basata sul test per capire come funziona l'interno del loro corpo, beh, vengono dati questi suggerimenti a queste persone, proprio per fare in modo che gradualmente le loro abitudini, il loro stile di vita migliori. Diciamo che trasformano gradualmente il corpo da un corpo pieno di disturbi a un foglio bianco dove, se dopo succede qualcosa, uno sgarro, qualcosa che non va, se ne accorgono subito e sanno come intervenire mangiando correttamente, ritornando in riga. Se vuoi saperne di più, contatta i nostri ragazzi e prenota una visita nel link qua sotto, ok?